Domenica 14 dicembre per una nuova puntata di Runners e Benessere, una domenica di corsa, anche oggi una domenica di benessere, di rilassamento, con le solite manifestazioni che ci portano verso quella che sarà la maratona di Pisa del prossimo 21 di dicembre, che sarà un po' la gara clou che andrà a chiudere il panorama delle maratone toscane e non solo in questo prenatale, questo clima prenatalizio, dove ci sarà anche la corsa dei Babbo Natale. Ricordate di andare vestiti da Babbo Natale se fate la non competitiva, o probabilmente anche qualche maratoneta sarà così vestito. Siamo stasera invece in una zona un po' particolare, non siamo nel classico ambiente della corsa, non siamo nel classico ambiente del podismo, ma siamo in un luogo dove si parla di sport, di moda e di magia. Insieme alla palestra UL di Campi Bisenzio siamo a San Donnino, a Spazio Reale, dove stasera vi presenteremo un po' di cose diverse dal solito, ma che hanno a che fare sempre con il benessere, sempre con lo sport, e vedrete anche una campionessa del mondo che ci terrà compagnia, lei campigiana, e che abbiamo intervistato. Vi auguro una buona visione intanto, e ci rivedremo fra poco per i saluti finali. Gran Galà, sport, moda e magia, uno spettacolo particolare qui a San Donnino, al Spazio Reale, dove c'è stata questa cena, questa organizzazione particolare insieme alla palestra o centro fitness IWELL, Luciano che è il titolare del centro fitness, insieme a Romina che saluto dall'altra parte qua. Buonasera Romina. Buonasera. Buonasera. E che dire, siete voi un po' gli ideatori di questa serata, organizzatori e anche coreografi delle danze o di tutto quello che accade sul palco. Sì, è un'iniziativa voluta fortemente anche dall'amministrazione comunale, che ci ha un po' scelto per organizzare questa serata, sia per dare visibilità ai negozi, alla parte commerciale, e ovviamente noi abbiamo organizzato sia la sfilata di moda che praticamente tutto lo spettacolo, ci ha dato anche a noi comunque una bella visibilità sul territorio, ed è una bella soddisfazione vedere comunque le nostre ragazze che vengono normalmente in palestra, vederle sul palco a fare uno spettacolo a livello professionale. Abbiamo detto, Luciano, lo sport, quindi la palestra, ci siamo, la moda, e sono le ragazze della palestra che ci sono, e la magia che c'entra? La magia è per dare un tocco in uno spettacolo come questo. Secondo me la magia è il condimento giusto, anche perché abbiamo la fortuna di avere uno dei migliori illusionisti di tutto il mondo, perché ha vinto prestigiosi premi internazionali, quindi perché non sfruttarlo? E che lui è campigiano. È campigiano, esatto. Quindi tutto la serata dedicata proprio al comune di Campi. Abbiamo sentito anche la campionessa del mondo di pattinaggio Giada, in modo così, che è dedicata allo sport. E la palestra invece continua. Mi passo un attimo da Romina. Insieme a Romina volevo sapere le coreografie che lei ha studiato, che lei ha messo in piedi tutta questa parte nell'organizzazione. Romina. Scusa, io ho seguito la sfilata di moda, ho scelto le ragazze che dovevano sfilare e le ho aiutate a gestire la sfilata, tranne il negozio La Lorenza, che ha fatto tutto con le sue clienti e ha fatto tutta la scenografia e la coreografia da sola. Grazie Romina, ritorniamo da Luciano per le battute finali. Se abbiamo qualcos'altro da aggiungere, cosa vogliamo dire ai nostri telespettatori? Sì, volevo dire che Romina è stata eccezionale, perché ha organizzato praticamente tutta la serata, e speriamo di poter avvicinare le persone così allo sport, in modo da trarne benefici soprattutto per la salute. Ecco, questo è il messaggio fondamentale lanciato anche dalla palestra IWELL, quindi avvicinare le persone allo sport durante una serata dove c'è una cena, dove c'è la magia, dove c'è la moda, dove c'è lo sport, e quindi cercare di fare questa miscela di attività per avvicinare ancora le persone al benessere. È uno dei sistemi di promozione sportiva proprio all'eccellenza, cosa che a volte sembra
che siamo magari un po' fuori tema, in realtà così si avvicinano molte persone allo sport che non si sarebbero mai avvicinati. Grazie Luciano, vogliamo dare anche qualche coordinata della palestra IUL Campi Bisenzio, così visto che ci siamo, siamo già stati insieme più volte anche con la nostra trasmissione, però ricordarlo sicuramente non fa mai male. Sì, è in via Raffaello Sanzio 37 a Campi Bisenzio, comunque lo potete trovare anche sul sito internet www.fitness-sente.it. siamo anche su Facebook al gruppo IUL, comunque grazie. Basta andare su Google, digitare palestra Campi Bisenzio, siamo i primi nella pagina. Grazie prego. Luciano, prego, salve a tutti. Gran Galà, sport, moda e magia, questo sono, come dire, tre ingredienti di una serata di spettacolo qui a San Donnino, Campi Bisenzio, insieme al sindaco Emiliano Fossi di Campi Bisenzio e a Spazio Reale, questa grande struttura che ha messo questa sera a disposizione un po' questo mix, questa miscela di ingredienti che abbiamo detto poc'anzi e che ci porta a fare una serata, come dire, di vedere cose un po' diverse dal solito o mixate, anche se sono cose, diciamo, tradizionali. Il sindaco come reagisce? Assolutamente bene, perché è un segnale di vivacità importante della nostra comunità, della nostra realtà, perché ci sono qui rappresentate varie discipline. C'è la premiazione di importanti atleti campigiani come Giada Cavataio, che è campionessa di pattini a rotelle, campionessa mondiale da pochi mesi, e poi ci sono esibizioni di giovani artisti campigiani come Mattia Boschi, che è un mago bravissimo, giovanissimo ma bravissimo, Romina Barzotti, una cantante bravissima, insomma. E insieme a questo c'è, grazie agli organizzatori, anche viene allietata la serata, perché è un bel modo per stare insieme, mangiando le pietanze prelibate che hanno preparato i cuochi qui di Spazio Reale. Insomma, è un buon modo per stare insieme, per fare comunità e per dare risalto alle eccellenze di Campi. Quindi noi come amministrazione siamo soddisfatti, contenti e, come dire, incentiviamo queste iniziative. La nostra trasmissione è dedicata allo sport, alla corsa in modo particolare, al benessere. E c'è un mix stasera particolare che proprio le raccoglie un po' tutti insieme, in modo particolare lo sport. Mi viene a dire che Campi è un comune molto attento alle attività sportive e, come si vede stasera, ogni tanto tira fuori anche qualche campioncino. Sì, noi abbiamo la fortuna di aver avuto e di avere anche importanti rappresentanti dello sport che hanno poi si sono distinti a livello nazionale e internazionale. L'ultima è Giada, ma insomma c'è stato William Frullani che è ospite stasera. Insomma, abbiamo avuto nell'arco degli anni dei degni rappresentanti dello sport campigiano che si sono appunto distinti. E poi soprattutto abbiamo uno sport di base che è rigoglioso, che è importante, che dà nell'arco degli anni una grande risposta, soprattutto in termini di trasmissione di valori ai ragazzi, alle nuove generazioni. Quello credo sia l'importante, cioè educare al rispetto reciproco, a dei valori importanti, e poi, come dicevi giustamente tu, al benessere, alla salute, che è un elemento fondamentale, anzi l'elemento più importante da mettere al centro della vita di ognuno di noi, e lo sport contribuisce in maniera sostanziale a questo. Tante società sportive ci sono a Campi, di tante discipline, e il comune mi sembra molto presente. Sì, assolutamente, noi cerchiamo di essere accanto, mantenendo distinti ruoli naturalmente, però essere accanto a tutto l'associazionismo, in questo caso in particolar modo in quello sportivo, che da tanti anni ormai ha questa caratteristica di essere molto attivo, molto forte, riesce a coinvolgere tanti ragazzi nelle varie discipline, quindi c'è questa varietà importante. Noi ci siamo, stiamo accanto, nonostante le difficoltà naturalmente hanno l'amministrazione anche da un punto di vista economico, ma qui c'è proprio un modo di stare insieme, e questa è la cosa importante, un contribuire ciascuno di noi a fare comunità, e l'associazionismo e quello sportivo hanno un ruolo fondamentale in questo qui. Gli spettatori sono a cena e noi lo lasciamo di nuovo al proseguire. Grazie. Augurandole, anche se un po' in ritardo, un buon appetito. Grazie, vamo a mangiare il secondo. Grazie davvero, alla prossima. Si parla di sport, si parla di moda, si parla di magia, si parla di tante cose, ma qui accanto a me una campionessa del mondo di pattinaggio. Quindi si parla di sport, Giada Cavataio, che recentemente in Spagna a Reus, dico bene? Reus. Reus si è diplomata, laureata, come si dice? Campionessa. Dedicata al titolo del mondo. Ma una cosina da niente, diciamo, ai nostri telespettatori, cosa da poco, solamente un titolo mondiale.
Giada, come vivi lo sport a Campi in modo particolare? Allora, a Campi lo vivo bene, soprattutto grazie al sindaco e all'assessore allo sport, mi sono sempre stati vicini. Sia prima della preparazione, durante e al ritorno ho avuto un saluto molto caloroso. L'unico problema è che non ho una pista e devo andare a allenarmi a Calenzano, fuori, e vorrei avere uno spazio per potermi allenare, ecco. Abbiamo anche un'intervista al sindaco, quindi probabilmente servirà anche. No, ma loro si impegnano sicuramente, però non ho questa possibilità per poter allenarmi anche a Campi, ecco. E quindi dobbiamo andare fuori. Detto questo, una domanda: noi parliamo spesso di runners, quindi di corsa, quindi mi immagino sarà anche una tua attività, e parliamo anche di benessere, la trasmissione si chiama Runners e Benessere. Cosa consigli da sportiva, da campionessa del mondo, a chi si avvicina allo sport, chi vuol fare sport o chi non fa sport? Io consiglio di continuare innanzitutto, perché lo sport fa bene non solo alla salute ma anche ai valori, perché io grazie a questo riesco a pormi sempre degli obiettivi e anche se non li raggiungo comunque mi impegno sempre al massimo, e riuscire appunto a impegnarsi in una cosa è la cosa più bella che uno possa fare, e soprattutto è quando ci sono degli ostacoli di non arrendersi, questo è il minimo che posso dire. Chi ti ha avvicinato al pattinaggio? Io che non so stare in piedi sulle rotelle, quindi mi viene così da pensare, ma come si fa? La mia cosa è stata nata così per caso, perché io facevo danza e nuoto, poi purtroppo per problemi tempistici ho dovuto smettere tutte e due, e la mia maestra di inglese mi disse: guarda, mia figlia fa pattinaggio, vieni a provare. Da lì ho fatto il patto col diavolo e non mi sono più tolta i pattini. E questi sono, come dire, quei casi della vita che a volte in un certo senso la cambiano. La domanda è banalissima: che effetto ti ha fatto salire sul podio al campionato del mondo? Pelle d'oca e non dico quanta, lacrime, tante lacrime, i miei genitori, io tutti, e ancora dovevo realizzarlo. Finché non salivo sul podio con la medaglia al collo dicevo: no, non è vero, non ho vinto io, no, scherzo, è uno scherzo. Invece ho vinto io davvero. Cosa stai preparando per il futuro? Adesso passo a categorie, vado a senior, che è la categoria più importante del pattinaggio, e andrò a gareggiare contro ragazze molto più grandi, però è una bella sfida e lo accetto e sono contenta. Quindi il motto è quello di mollare mai? Non mollare mai, sì. Tra l'altro mi sono fatta anche il tatuaggio per ricordare il mondiale con scritto "Credi in te stesso", quindi mi raccomando a tutti i sportivi, studiosi, chiunque, di credere sempre in se stesso, anche se magari molte persone non lo fanno, voi credeteci sempre. Fantastico, Giada Cavataio è la campionessa del mondo di pattinaggio, grazie. Grazie a voi. Adesso passiamo. È il presentatore della serata Gran Galà Sport, Moda e Magia, che insieme alla palestra IWELL, insieme al comune di Campi, è stata organizzata qui a San Donino a Spazio Reale. Salvo, cosa ci racconta? Racconto che siamo stati in tensione tutto il giorno, tanto siamo in tensione, ma siamo stati in tensione anche nei giorni precedenti, perché si sono segnati tutti negli ultimi giorni, quindi avevamo paura che questa cena non avesse successo, invece abbiamo superato di gran lunga le previsioni, quindi bene, siamo veramente felici della buona riuscita. Poi le aziende che stanno sfilando sono tutte molto molto valide, quindi bene, dai, e le ragazze bellissime, professionali, anche se sono tutte dilettanti. Che dire, avanti così, ecco. E quindi il comune dei Campi protagonista anche con campioni del mondo, abbiamo intervistato prima la campionessa del mondo di pattinaggio, il nostro Mattia, il mago, che è ormai a livello internazionale, e così via. Noi abbiamo stasera premieremo Giada Cavataio, ufficialmente verrà il sindaco sul palco per premiare Giada, perché ha ottenuto un grosso risultato a livello internazionale, campionessa del mondo. Poi una cosa importante, stasera abbiamo ospite in sala William Frullani, che tutti conoscete, decatleta, che è stato ingiustamente accusato in occasione dei mondiali di Sochi, quando lui doveva gareggiare nel Boba 4, per un problema di integratori non proprio regolamentari. Ecco, è venuto alla luce che William Frullani non aveva nessuna colpa, era stato accusato ingiustamente. E questo ci fa molto piacere, perché esatto, ultimamente si parla spesso di doping, ma a volte ci sono delle sostanze che probabilmente non rendono esatto, quello che dovrebbero. Che non sono presenti sulle etichette e quindi creano problematiche. William lo conosco da quando era un ragazzo, un bambino, veniva a allenarsi al centro sportivo a Campi
quando io lo gestivo come responsabile dell'ufficio sport negli anni 90, veniva col babbo a allenarsi e ho sempre visto in lui un ragazzo veramente serio e pulito, quindi ero sicuro, tant'è vero che gli ho manifestato la mia solidarietà subito al momento dell'ingiusta accusa. Salvo continuerà a presentare la serata e questa sera e con grande maestria, devo dire che ho visto dal basso, dalla zona qui, e continuerà a gestire tutte queste persone che oggi sono intervenute. E adesso risaliamo su perché c'è da premiare tutti, poi ci sono altre esibizioni, abbiamo adesso Romina Barzotti, una bravissima cantante, poi abbiamo Andrea Margheri, un ballerino che è stato su Canale 5, Italia 1, su Rai, insomma bravissimo, insomma, e tante altre, poi gli abiti della sposa per chiudere la serata, quindi bene, andiamo a divertirci ancora. Alla grande! A presto, grazie, ciao! Siamo giunti alla conclusione delle nostre interviste di Runners e Benessere, dove in una serata un po' particolare vi abbiamo fatto vivere qualche immagine un po' diversa dalle classiche corse podistiche che siamo abituati a vedere. Abbiamo parlato di moda, abbiamo visto degli spettacoli insieme al centro fitness IWELL e qui insieme al comune di Campi Bisenzio, dove da Spazio Reale di San Donnino abbiamo realizzato stasera questa puntata. Come detto in apertura, l'appuntamento del mese insieme a tanti altri sarà quello della Maratona di Pisa, che ci sarà il prossimo 21 di dicembre. Con Runners e Benessere invece torneremo sempre il 21 dicembre la sera alle 22.30 sul canale 194 di Toscana TV News and Sport per darvi ancora tante notizie. Lì saremo presenti alla Firenze Marathon per tante interviste che vi daremo, vi faremo vedere, saremo così con voi in un mondo classico, diciamo quello della corsa, ma ci saranno anche qualche personaggio particolare, ci sarà anche qualche altro campione del mondo oltre a quelli che abbiamo visto stasera. Ricordandovi anche l'appuntamento con la trasmissione del giovedì sera alle 22.20 sul canale 18 di Toscana TV.